Eccoci, Siamo. siamo in diretta, un saluto a tutti gli amici di Mondo, ciao Eugenio, buona domenica. A te buona domenica, domenica senza calcio e ci sono polemiche, giornata caldissima però per il calcio, eh. Sì, giornata davvero calda, soprattutto in chiave Bologna, perché arrivando subito, diciamo, al contenuto, no? Al piatto caldo della giornata, c'è questo comunicato veramente dai toni molto molto forti per quella che è, no, la storia anche della comunicazione del Bologna di Saputo, ci sta, Assolutamente. indubbiamente ci sta, perché insomma qui stiamo veramente arrivando alla follia. E cos'è successo? Quindi Bologna che sarà costretto a giocare martedì sera a Cagliari praticamente senza allenarsi, no? Cioè una situazione surreale, come la vedi? Esatto. Andiamo a leggerlo il comunicato che mostriamo anche mostriamo anche appunto sullo schermo, anzi, così lo facciamo un pochino più grande. Cos'è che dice? Il Bologna, nota del club di oggi delle 10:42, quindi comunque il Bologna ha voluto colpire proprio nel momento, insomma, di massimo interesse sulla questione. Quindi chiaramente c'è una volontà del Bologna di far notare la propria voce. Sì. Nota del club, il Bologna Football Club 1909, preso atto dell'incomprensibile decisione della Lega di rinviare la partita Cagliari-Bologna a martedì 11 gennaio, cioè tra 2 giorni, intende esprimere la sua totale e ferma avversione a una scelta immotivata, penalizzante e vessatoria, cioè proprio toni molto duri. Tutti gli appartenenti al gruppo squadra sono in isolamento domiciliare da mercoledì e vi resteranno fino a stasera per una deposizione dell'ausl di Bologna, la cui legittimità è stata confermata anche dal TAR dell'Emilia-Romagna. I giocatori che non risulteranno positivi al Covid-19 dovranno quindi partire per Cagliari nella giornata di domani e giocare una partita di campionato martedì senza aver di fatto potuto svolgere allenamenti per una settimana, con tutti i rischi che ne conseguono anche per l'incolumità degli atleti. Siamo allibiti, cioè parola fortissima, siamo allibiti di fronte a un provvedimento preso senza reali necessità di urgenza, perché né Bologna né Cagliari disputano le coppe europee e quindi non mancano le date disponibili in calendario, che dimostra sprezzo per i più elementari principi di equità, di equità competitiva e di tutela dell'integrità fisica dei calciatori. Cioè, veramente Sì, forte il no, comunicato, assolutamente. Guarda, lascialo qua il comunicato perché è bello proprio eh? Sì, lo teniamo. anche riprendere, diciamo, dei pezzi, è anche lungo abbastanza, e direi che spiega benissimo una posizione impeccabile, no? Quella del Bologna. Riassumendo cosa succede adesso, che il Bologna oggi esce dalla quarantena, ricordiamo che praticamente tutto il gruppo Esatto. squadra era in quarantena e lo è fino a oggi. Sì, non so adesso entro che ora, comunque non credo proprio che riesca ad allenarsi. Domani dovrebbe partire la volta di Cagliari senza praticamente alcun allenamento a questo punto da giovedì, forse addirittura da mercoledì, cioè il giorno prima della partita con l'Inter. Esattamente. Sarebbe una follia. Io non so cosa succederà adesso, cioè se il club per protesta manderà la primavera, se ci saranno ulteriori, però è chiaro che è una follia, c'è cioè una partita che dire taroccate poco, no? È una partita cioè una scelta, e quindi di conseguenza poi ne ricade la partita, scelta immotivata, penalizzante e vessatoria per le motivazioni che poi spiega appunto il Bologna nel proseguo del comunicato. Diciamo che allargando il discorso è l'ennesimo, forse qui è l'atto finale di una farsa che è il campionato di questo inizio 2022. A questo punto veramente rischia di essere falsato totalmente, Eh sì, perché assolutamente sì. Cioè, questa è solo un'avvisaglia di quello che purtroppo potrebbe capitare anche nelle prossime settimane. sì, veramente tremendo. Ovviamente c'è un'altra brutta notizia in questo periodo, non se ne può fare a meno, cioè il pubblico dalla gara con il Napoli sarà di 5.000 spettatori, oltre tutte le 18.30 di lunedì, e anche qui fammi dire, ma fra tutti i giorni che hai, proprio lunedì alle 18.30 devi farlo. Vabbè, contenti Tra loro, l'altro, insomma. infatti, no, ma infatti, cioè, No, ma diciamo che questa settimana proprio, non so, a livello di decisioni,
tante decisioni da sono perplessi, onestamente, per Perché come poi, si è comportata la Serie A. esatto, poi qualche amico diceva, è vero che non c'è il pubblico, 5.000 spettatori, ho capito, però la gente la vuol vedere comunque alle 18.30, la gente lavora di solito il lunedì di metà gennaio, quindi è chiaro che siamo alla follia completa, non stupisce, perché il calcio pratica politiche suicide ormai da anni, si pensi alla Coppa Italia, capitolo che non voglio stare ad affrontare perché veramente se no ne parlo fino a domani l'altro, per una Coppa Italia che penalizza le squadre, diciamo, minori, che invece dovrebbero essere quelle più coinvolte, come nelle FA Cup, e che adesso veramente sta facendo di tutto per accelerare un processo di disaffezione della gente che a questo punto è quasi, forse posso dirti, è quasi anche dovuto, cioè secondo me è giunto il momento che i tifosi si organizzino per protestare la propria di tutte le squadre e non lo so, fare una domenica in cui non accendi la televisione, non guardi le partite, va là che dopo, se fai così, fai capire che il consumatore conta e che è forse l'ora di fare delle politiche più vicine al tifoso. Che ne pensi? Sarebbe diciamo una presa di posizione molto forte, che però se arrivasse in questo momento, in un momento comunque così delicato per la situazione che stiamo vivendo anche e che quindi si riversa anche sul calcio e sulla Serie A, un gesto molto forte che però potrebbe avere un senso. Infatti oggi anche appunto nei post su Mondo Bologna il malcontento era fremente comunque, cioè volevo andare a leggere anche alcuni commenti, quelli che non sono troppo volgari e si possono leggere. C'è cioè il suggerimento di Giulio che diceva in campo con la primavera per protesta, come sottolineavi tu prima. E Fabio, o lo fanno apposta o sono proprio stupidi, dice Fabio. Cioè, non so cosa sia Ecco, peggio. Cioè. secondo me è un mix di malafede e proprio non arrivarci, perché a questo punto possiamo dirlo, sono decisioni che proprio non fanno felici nessuno, perché scusami, ma un Cagliari Bologna adesso anche un Bologna-Napoli alle 18.30, cioè non è che stiamo parlando di Inter Milan che lo guardano anche dall'altra parte del globo, cioè a chi giova anche mettere Bologna-Napoli alle 18.30 di lunedì? Scelte veramente inspiegabili, non si capisce veramente dove si possa arrivare, non si capisce a questo punto anche come il campionato possa continuare senza, in una situazione di, diciamo, parziale regolarità, cioè a questo punto sembra veramente una stagione segnata anche questa, e le sensazioni sono molto Purtroppo, negative. purtroppo sì, e questa settimana ce l'ha fatto comprendere meglio. E infatti poi leggendo sempre il parere, il termometro, andando a tastare il termometro dei tifosi, e anche Ettore dice il problema è che non ci facciamo rispettare, siamo dei pesciolini e con noi fanno sempre quel che vogliono. Questo è un altro tema comunque tutto sommato presente in questo momento, perché effettivamente anche il tema della riduzione della capienza degli stadi fino a 5.000 posti è inspiegabile, ma non tanto inspiegabile per la situazione, quindi ci può stare anche a ridurre la capienza, nonostante comunque tu abbia fatto una campagna abbonamenti e la gente abbia pagato per vedere un certo tot di partite. Il fatto di mettere anche 5.000 posti, stesso numero uguale per, si faceva l'esempio, il campo del Venezia e San Siro, non è sensato, cioè se tu non vai più a proporzioni, a percentuali, ma vai a numero assoluto di spettatori, c'è qualcosa che non va, perché è poco sensato. Pensa che il Venezia con questo provvedimento può far avere addirittura più tifosi allo stadio Pensio, di quanto ne potesse avere con la precedente riduzione. Quindi è veramente incomprensibile, cioè, anzi, è comprensibile, ma con molta amarezza. Cioè, è questo il fatto. Altra cosa, e poi bisognerà anche capire poi chi ha pagato un abbonamento, se una squadra come ad esempio il Bologna, ma come tantissime altre, ha più di 5.000 abbonati e ne sono consentiti solo 5.000, ok? Non vendiamo più i biglietti a chi non ha fatto l'abbonamento e posso andare allo stadio solo chi ha fatto l'abbonamento. Però, cioè, questi 5.000 come vengono selezionati? Primo, esatto. E come si può poi andare a rimborsare e in che modo andare a rimborsare? Perché magari uno viene selezionato, adesso non so se sarà così, però non so neanche come potrebbero fare andare a vedere un Bologna-Empoli, ma rimane fuori da una partita più sentita come potrebbe essere lo stesso Bologna-Inter, che poi non si è giocato, comunque altre partite maggiormente di cartello, cioè non è la stessa cosa e vai comunque ad incidere su
le tasche e comunque su tifosi che hanno pagato per un numero determinato di partite. Poi è ovvio che la situazione purtroppo è quella che è e delle soluzioni per arginare comunque il contagio ci devono essere. Ecco, non credo che queste siano le soluzioni migliori da adottare in questo momento. Guarda, in conclusione, sottoscrivo ovviamente tutto, ti chiedevo se riusciamo a prendere un articolo della Gazzetta di oggi, che dovrebbe esserci su LOL, che è davvero molto interessante e parla del rapporto per l'appunto fra contagi e stadio. Guarda, un minuto lo prendo subito. Perfetto, guarda, te lo racconto brevemente perché mi serve anche di introdurre chiaramente l'argomento basket, dato che oggi giocano le due bolognesi con il pubblico che è ridotto. Titolo la Gazzetta, il suo articolo, dove diciamo si prova un po' a pagina 4, mi sembra, esplorare la verità nei numeri, boom di contagio, stati chiusi, ecco perché la A non ha colpe. Cioè praticamente l'articolo affirma Olivero sulla Gazzetta, dice: positivi pubblicati durante le feste, la ridotta capienza, un messaggio sbagliato per chi si è vaccinato. Un articolo che secondo me è assolutamente da sottoscrivere, perché cioè, non si vede proprio la correlazione, detto che ovviamente discorso diverso è purtroppo in un palazzetto, no? Dove al chiuso chiaramente è tutto più, tutta un'altra storia, tutto più ridotto chiaramente. Però negli stadi effettivamente vi invito a leggerlo questo articolo, perché come dicono i numeri, c'è proprio anche il grafico dei contagi che esplodono nei giorni in cui è stato, in cui c'è nella lunga pausa natalizia, non si vede come si possa arrivare a dire che ci sia, diciamo, che siano causa di contagi, ecco, quantomeno solleva il dubbio la Gazzetta proprio partendo dai numeri. Quindi è molto interessante questo articolo, se riusciamo a ritrovare, giusto per dare un'indicazione agli amici che volessero andare a leggere. Oggi tra l'altro c'è, ricordiamo, il basket che si gioca tutto a Bologna, è la prima, no, col pubblico ridotto di quanto? Del 50, giusto? Basket? 1% purtroppo. Quanto, scusami? 35%. 35%, di, ecco, no. Di capienza, quindi ero stato anche veramente molto molto ridotto. Intanto sì, intanto vado a mostrare anche l'articolo che appunto, ecco, della Gazzetta, che indicavi tu, il boom dei contagi a stadi chiusi, ecco perché la Serie A non ha colpe, andando poi a scorrere esattamente, questo è un breve assunto dell'articolo che citavo. Esatto, io invito tutti a leggerlo, perché se volete leggerlo e approfondirlo. Sì, invito tutti a leggerlo perché è molto, secondo me, è inattaccabile, dato che proprio, diciamo, porta dei fatti oggettivi, dei numeri, e quindi leggetelo perché sull'argomento è molto, molto interessante. No, volevo concludere col basket, perché oggi c'è sia la Fortitudo che gioca al Paladozza, ma anche la Virtus all'Unipol Arena, no? Cioè praticamente gioca fuori, ma di fatto in casa, contro Reggio Emilia. La Virtus, esatto, gioca nel suo campo di casa, perché l'Unipol Arena è stato per tanti anni il campo di casa della Virtus, e adesso da un paio d'anni ospita invece le partite casalinghe di Reggio Emilia, e insomma, per capienza è più adatto ai palazzetti che sono più vicini a casa per quanto riguarda Reggio Emilia. E oggi la Virtus torna in questo campo e si deve sicuramente riprendere dopo la beffa che c'è stata mercoledì pomeriggio contro Milano, partita che dovrebbe essere alla portata, ma ben più importante proprio in termini di classifica è la partita questa sera, perché la Virtus gioca alle 18:30, la Fortitudo invece gioca alle 20:45, posticipo visibile, lo dico, anche su Rai Sport, per chi non dovesse avere abbonamenti premium, diciamo, gioca contro Varese al Paladozza, partita importantissima in chiave salvezza, perché entrambe condividono l'ultimo posto in classifica, quindi fondamentale vincere sia per lo scontro diretto che per staccarsi l'una dall'altra, quindi scontro fondamentale da non fallire per la Fortitudo, e vedremo che tipo di pubblico ci sarà e che incitamento ci sarà, perché diciamo che è appunto un'incognita molto grande in questo momento. Eh sì, infatti staremo a vedere, te ovviamente sei là, no? Sarai là a raccontare un po' come sarà dal vivo, sarà bello. Sì,
No, sarà bello anche sapere appunto com'è purtroppo il Paladozza privo della tifoseria organizzata, che sappiamo tutti in maniera super partes, è sempre uno Fondamentale, spettacolo. Eh sì, e fondamentale. purtroppo così fortitudini sanno bene che è fondamentale. Comunque, insomma, in bocca al lupo per stasera. Domani invece ricordiamo per gli amici che volessero ascoltarci, torna Buongiorno Bologna, no? Dopo la Torna lunga pausa Buongiorno natalizia. Bologna. Esatto, torna Buongiorno Bologna su Radiavo, che è la web radio nel quale va in onda il nostro programma. Buongiorno Bologna, che torna con tre appuntamenti settimanali anche nel 2022. Lunedì, mercoledì e venerdì, quindi domani, dalle 9 alle 10 del mattino. Quindi appuntamento mattutino, rassegna stampa, non solo sportiva, ma a 360 gradi su quel che accade a Bologna, spesso anche con voci di protagonisti o chi diventa magari protagonista in quei giorni della cronaca bolognese. E allora, per chi volesse, ci vediamo domattina e anche molto presto, insomma, per pillole, diciamo, di vita bolognese su questa pagina. Un saluto a tutti, ragazzi, buona domenica. Alla prossima! Ciao a tutti.